Questa seconda domenica di Quaresima ascoltiamo il Vangelo che ci racconta un episodio straordinario della vita di Gesù e dei suoi discepoli. Gesù sale sul monte e si trasfigura davanti a loro. E questo un episodio che segnerà profondamente la vita dei discepoli, perché Gesù manifesta quello che lui è, il figlio di Dio. In effetti, coloro che studiano la Sacra Scrittura affermano che questa è una cristofania. Gesù manifesta la sua gloria prima della sfigurazione della crocifissione. Quasi quasi a dire ai discepoli, a Pietro, Giacomo e Giovanni che lo seguono, che sicuramente avverrà e ci sarà l'ora delle tenebre, ma prima di quel momento loro devono credere alla parola di Dio, perché la croce è l'evento necessario per giungere alla gloria della resurrezione. Senza croce non c'è resurrezione, senza croce non esiste Cristo, ma non esiste anche vita cristiana. E questo avviene in modo straordinario, cioè Gesù rivela proprio la sua vera identità, quello di essere il figlio di Dio, di essere anche il compimento di tutto quanto l'Antico Testamento. Mosè ed Elia, la legge e i profeti hanno compimento in Gesù. Tant'è vero che Pietro, preso dallo spavento, ma anche dallo stupore davanti a questo grande mistero della trasfigurazione che si manifesta davanti a lui, dice: è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne. Ma è altrettanto vero che in questo episodio c'è un elemento importante che si manifesta, la nube. La nube che scende dal cielo per rivelare l'identità di Gesù. Questi è il figlio. E allora è necessario ascoltare questo figlio, perché non basta sperimentare la gloria, non basta neanche guardare lo spettacolo della croce, ma è necessario ascoltare la parola di Dio, cioè comprenderla, amarla, fare in modo che questa parola ci avvolga con la nube della sua presenza e poi metterla in pratica nella nostra vita. La nube è segno della presenza di Dio che viene a noi, ma non si confonde con noi, perché Dio è altro da noi. Noi siamo creature, Lui è creatore, eppure in Gesù Dio diventa uno di noi, perché in un certo qual modo anche noi possiamo diventare Dio, figli nel Figlio, luce da luce. Questa è la nostra vocazione, quello di ascoltare con pronta e gioiosa adesione al volere di Dio. Che cosa? Innanzitutto la sua chiamata alla salvezza, la sua chiamata alla comunione profonda con Lui. Ascoltiamo la parola di Dio perché essa è in grado di operare quello che umanamente è impossibile, cioè farci passare dalla sfigurazione del peccato alla trasfigurazione dei figli di Dio, e perché anche noi possiamo sperimentare con Pietro e con i discepoli questa esperienza profondissima e dire anche noi con loro: è bello per noi, Gesù, essere con te,
È bello per noi, Gesù, vivere della tua parola, vivere della tua grazia, vivere della tua amicizia. Oh.